Ed ecco la prossima croce. Ne vedo un'altra. Ed ecco la prossima croce. Ne vedo un'altra. L'inchiostro è molto sbiadito, non si capisce quasi nulla. Selvaggio, oltraggioso, tradimento. E questa non è normale pergamena, è più spessa. Forse è pelle animale. O addirittura umana. Ed ecco la prossima croce. Tutto pieno, non ci sta nient'altro. Ehi, ma questo si preme? È fatta. Quando ho posato gli occhi per la prima volta su Angel de la Cruz, ho subito capito di trovarmi di fronte a un uomo di valore. Nel sentirlo parlare, il mio cuore è rimasto profondamente scosso. Il senso di agitazione è continuato per giorni dopo il suo primo sermone. Quella sera, Dio mi ha detto di dare prova di essere il prescelto. Sono partito il mattino seguente con l'intenzione di dimostrare il mio valore. Isabella, sei qui? Isabella! Qua giù! Grazie al cielo! Eccoti qua! Già! E tu chi sei? Guillermo mi ha mandato a cercarti. È preoccupato per te. Ah,
Povero Guillermo, i sensi di colpa lo staranno divorando. Pare che alla fine avessimo ragione entrambi. La cripta nascosta esiste davvero e io ne avevo una visione idealizzata. Come ti sei ferita? Mi stavo calando quando c'è stato il terremoto. La scossa mi ha sbattuto sui muri, la corda si è spezzata e sono caduta male in acqua. Temo di essermi rotta la caviglia. Per farti uscire devo tornare indietro a cercare aiuto. Serviranno parecchie persone. Che c'è da ridere? Puoi portare qui anche Sara? Voglio proprio vedere la sua espressione quando finalmente dovrà ammettere che una delle storie di Manu era vera. Lo proporrò a Guillermo. Non credo di poterti far passare da dove sono entrata. Provo a vedere se c'è un'altra uscita. Torno subito. Tanto non mi muovo. Per prepararmi alla prova finale, ho cominciato a esplorare le tombe e le cripte intorno alla missione. È una sfida ardua e pericolosa, ma pian piano sto accumulando esperienza. I miei riflessi si fanno più veloci, sto diventando più forte e oserei dire che la mia vista al buio si sta affinando. So che anche altri stanno cercando di dimostrare il loro valore a Fratello della Cruz, ma non riusciranno a battermi. Possa la conoscenza di Huascar dei due al di là essere sufficiente a guidarci al nostro arrivo in uno di essi. Non sono stato all'altezza. Chiedo perdono per la mia superbia. Là, sei stata tu? Sì, ero io, tranquilla. Sono tornato dal mio addestramento. Ma Fratello della Cruz è scomparso. Le sorelle della missione non hanno idea di dove sia andato. Non importa. Aspetterò il suo ritorno. Il mio cuore è puro. La mia mente è lucida. Sono pronto per affrontare le prove e dimostrargli che sono io il prescelto. Devo essere sulla strada giusta. L'aria si è fatta più fresca. Trattami bene. Ho passato la notte in una cripta.
Una pistola a ruota, mai prodotta in larga scala e bandita nel Sacro Romano Impero, ornata in modo molto vistoso, un po' eccessiva per un missionario, ma forse l'arma ideale per un egocentrico come Lopez. L'impugnatura è un po' rovinata, ma per il resto l'arma sembra in buone condizioni. Tutto pieno, non ci sta nient'altro. Ora so di non essere il prescelto e ho paura di aver messo in pericolo la vita di fratello della Cruz e delle sorelle della missione. Non sanno che le grotte che circondano la missione sono popolate da demoni, feroci creature con artigli letali e orribili occhi gialli. Ero venuto per liberare il mondo da essi in nome di Angel della Cruz. Volevo ottenere il suo favore e potermi sedere al suo fianco, ma ho fallito. Non sono riuscito a sconfiggere il male, che ora è libero di colpire. Mentre ogni possibilità di mettere gli altri in guardia morirà qui, con me. Isabella, vedo la luce del sole. Sarei fuori in un attimo. Sei fantastica. Grazie infinite. Dimmi che Isabella sta bene. Sta bene, ma si è rotta la caviglia, quindi dobbiamo tornare a prenderla. No, non voglio approfittarmi ulteriormente. Inoltre Sara mi ha detto che hai una questione importante da sbrigare. Lascia pure che ora siano gli amici di Isa a occuparsi di lei. Ti serviranno degli uomini e della corda per tirarla fuori. Li raduno subito. Dov'è esattamente? Prendi la strada principale verso il fiume, poi segui le croci. Aspetta, le croci? Ha trovato qualcosa? Sì, la cripta di cui le ha parlato Manu. Davvero? Ma è fantastico! Sono così felice per lei. Avrei dovuto accompagnarla e mi dispiace che si sia fatta male. Ma a parte questo, è l'avventura che Isa ha sempre sognato. Ha anche suggerito che potresti includere Sara nella squadra di salvataggio. Oh, è un'idea fantastica. Lascia fare a me.
A proposito di Manu e delle sue folli storie, se sei in cerca di qualche segreto locale, ti conviene parlare con lui. A Isa è andata bene. Di solito si trova dalle parti della missione. E grazie ancora per aver trovato Isabella. Non so cosa avrei fatto se... Riportala sana e salva. Sei Manu, giusto? Chi sei? Rivelati. È quella che ha trovato il tesoro. È vero, Diego. Bene, bene. Cosa posso fare per te? Ho sentito che parlavi ai bambini di rovine Maya. Finalmente, qualcuno che sa ascoltare. Sai, avevi ragione sulle croci. Hanno condotto Isabella a una cripta segreta. Lo sapevo. Nessuno ascolta il vecchio Manu, ma avevo ragione. Già. E scommetto che dici il vero anche a proposito delle rovine Maya. C'è qualcosa nella tua voce. La scintilla della scoperta. La scoperta di qualcosa, di un luogo rimasto inesplorato per centinaia, forse migliaia di anni. C'è qualcosa di emozionante in tutto ciò, vero? Non esiste una sensazione simile. L'odore dell'aria stantia e polverosa mi fa ancora battere il cuore. Questa gente moderna, questi realisti, si precludono un'infinità di fantastiche possibilità. Non immaginano neanche le cose che ho visto. Ah, non so cosa darei per vederle di nuovo, un'ultima volta. Forse potrei essere i tuoi occhi, potrei esplorare le rovine per te. Sei stata in gamba, sì. Ti ricordi dove erano le rovine? Dunque, dove erano? Mi ricordo un bacino d'acqua in cui confluivano tre cascate. Vorrei darti indicazioni migliori, ma sono passati così tanti anni. Forse posso trovarla e una volta trovata tornerò e ti racconterò tutto. Se solo tu potessi farlo, toccare quei luoghi storici, io ne sarei davvero... Non dire altro, Manu, le troverò.